Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere insieme le Daiwa Rebellion. Guarda che robetta di canna! 5 modelli per il bass fishing, andiamo a vederli insieme e confrontiamole con i principali competitor. Molto bene, allora cari ragazzi, le Daiwa Rebellion sono una serie di canne che è stata molto importante per Daiwa, soprattutto nel mercato giapponese, è arrivata in Italia, ne sono arrivati 5 modelli, ve li spiego uno per uno, vi dico perché questa secondo me è una delle canne veramente più valide come rapporto qualità-prezzo al momento sulla piazza e vi indico quali possono essere le alternative. Più o meno questo è quello che faremo. Allora, la gamma attualmente importata consta di 5 modelli, un modello da spinning e 4 modelli da casting, declinati in due lunghezze diverse. Ci sono due modelli da casting 6 e 6 e due modelli da casting 7 e 3. Le 7 e 3 hanno il manico offset, le 6 e 6 sono delle monopezzo, così come monopezzo anche la canna da spinning. Quella canna che va fino ai 5 sedicesimi è la 661 ml / LFS. È una gran bella canna da spinning, come canna da spinning multiuso, per essere utilizzata con le tecniche finesco, la gomma, ma ha comunque una buona riserva di potenza qua sulla parte bassa, quindi ha un terzo superiore molto sensibile, una fascia mediana che serve, diciamo, a gestire quella tipologia di peso che si va a lanciare con questa canna, e un po' di backbone qua sulla sulla parte bassa, che vi permette anche di gestire dei pesci anche con dei fili non estremamente sottili. Quindi si può usare anche con qualche micro gerchettino, si può fare anche un po' più di varietà. Parlando delle canne Rebellion in genere, però, vi devo cominciare a dire che adesso vi faccio vedere questa nel montaggio da spinning. Hanno un montaggio che anche esteticamente è molto soddisfacente. Ha un manichetto split, avete visto la finitura, le finiture delle placche, questa è quella da spinning che è diversa da quella da casting, ma portano sempre questa corona con la personalizzazione Rebellion, che si va a trovare sia sulla placca, che è una placca proprietaria di Daiwa, ok, che ha questo air sensor, che in realtà vuol dire semplicemente che sono delle placche molto leggere. C'è la personalizzazione anche, dov'era, aspetta, l'avevo vista anche sul, eccolo qua, anche sul neoprene con la scritta Rebellion, che poi viene riportata sulla canna, tutti gli anellini di alluminio in tinta, e inizia questo materiale X45, che significa che sono delle fasce di carbonio incrociate a 45 gradi sopra al materiale, il Braiding X, che è una caratteristica proprio della canna, e inoltre questa canna porta degli anelli Fuji Sick. Stiamo parlando che questo genere di caratteristiche si andavano a trovare 15 o 20 anni fa su canne, costavano dalle 2 alle 3 volte il costo di questa canna, che troverete in descrizione, si aggira 2,10, 2,20, insomma questa è la sua fascia, non è la classica canna da 100 euro, non è la canna di fascia alta da 350, 400, è quel target mediano che un po' rappresenta l'idea, diciamo, del secondo target, diciamo, cioè il super principiante, escludendo proprio quelle canne da 50 euro. La canna da 100 euro è un grande classico, quella da 200 lo è altrettanto. Qua si riesce ad avere più qualità dal punto di vista del materiale, sia del carbonio, sia per quanto riguarda l'anellatura, ma non sono molte le canne che offrono comunque queste caratteristiche a questo prezzo. Poi vedremo. Passiamo alle canne da casting. Le canne da casting, vi faccio vedere anche queste, sempre manico split, sempre con le finiture Daiwa in arancione molto belle, sempre con le placche super alleggerite, sempre con la corona in alluminio super mega power di Daitan 3 e sempre con gli anelli Fuji Sick. La cosa che stupisce di queste canne però non è niente di tutto quello che vi ho detto fino adesso, perché stiamo parlando di canne che hanno dei pesi, purtroppo non dichiarati dalla casa, veramente irrisori, ma allo stesso tempo danno quella sensazione, grazie alla tipologia di materiale e all'azione che non è
super velocissima, tipica magari quando si alleggerisce molto la canna tende a diventare estremamente reattiva e bisogna un po' accomodare poi le azioni. Qua hanno fatto un gran bel lavoro, quindi non sembra una canna fragile, questo volevo indicarvi con il mio ragionamento contorto. Si tratta veramente di un bel attrezzo. Quella che ho in mano è la 661M/MLFB, scusate, devo leggerli perché sennò divento pazzo, che è la canna da 6 piedi e 6 fino a 5 ottavi, quindi 6-14 libbre. Questa qua è una canna che si può usare sia col rigido che con la gomma. Si tratta di, quindi in grammi siamo a da 4 a 18. Rigido può essere jerk, popper, VTD, sto genere di esche qua, oppure gomma spiombata o comunque, che ne so, con testine da un quarto in acqua aperta, diciamo. Questa non è una canna prettamente da cover, è quella canna che vi dà quell'azione leggera e sensibile che vi serve quando pescate al di fuori degli ostacoli. Poi passiamo alla 661MHFB. Eccola qua, è lei, sì, che è la canna da oncia, 7-28 grammi, e questa comunque canna da oncia da bass, non 28 grammi da cannetta di primo prezzo. Le filiture, come vedete, sono sempre le stesse, super mega figose, ok? Quindi non cambiano a seconda della, come capita in altre serie, a seconda del modello. Sempre Brady Nix, carbonio, dà la stessa sensazione di una canna che ha quella giusta azione pastosa, ma solida come canna, ma è al contempo molto leggera. Di solito si fa fatica a trovare queste due cose insieme. Molto leggera, ma si sente che ha, che non suona da vuoto, per intenderci. C'è dello spessore di materiale. Questa canna qua è la classica canna Jig & Worm. Quindi non occorre che vada a spiegarmi più di tanto, adatta comunque a tutte quelle che possono essere le tecniche già dette prima, portate la gomma piombata, il jig, tutto quello che ci va a seguito per pescare anche dentro delle cover in maniera consistente. Però c'è anche la 7 piedi e 3, ok, che ha due modelli molto interessanti. Molto interessanti. Ecco, se vogliamo dire una cosa, con l'import attuale di canne si riesce a fare una bella serie di canne che potrebbe essere utilizzata per esempio dal bellyboat, anche perché hanno dei manici non particolarmente lunghi. Può essere una bellissima serie di inizio per chi vuole entrare in queste fasce di prezzo, dove insomma si mette giù una serie di canne con cui si fa fondamentalmente tutto. Certo, magari manca una canna specialistica da swim o da crank, ok, lì si può andare a pescare su altre gambe, su altre serie, però quelle base qua ci sono. 731MHFB, sempre canna ad un'oncia, ma questa volta 7 piedi e 3. Questa è un'azione molto particolare, unica, col fatto che è estremamente più conica, vedete che è molto più grossa. Queste 7-3 entrambe sono molto coniche e, come vi dicevo prima, sono canne offset, quindi si avvantaggiano in realtà di questa tipologia di costruzione, creando una canna con un cono più accentuato, quindi con un'azione completamente diversa dalle due canne di prima, che erano più cilindriche. È bella perché può essere utilizzata con esche leggere, ok? Qua, allora, il discorso che volevo farvi a livello di canna è che, avendo un po' più lunghezza e avendo comunque la canna molto conica, quindi con una bellissima schiena qua dietro che poi si sviluppa nella lunghezza della canna con un'azione più organica rispetto a una canna più corta, può essere adatta a tutte quelle tecniche un po' difficili da gestire, come può essere Carolina, come può essere delle piccole rane. Si può usare a spinner comunque, a slow rolling magari. Può essere utilizzata in un primo approccio con tecniche diverse a distanza o in cover abbastanza fitte, insomma con una canna 7-3 che vi permette anche di avere una certa gittata, quindi diventa molto utile, molto polivalente, una canna da un'oncia da 7-3 leggera, che potete, con cui potete pescare una giornata senza sentirvi ammazzati, e che ha delle belle performance balistiche e che ha un'azione veloce ma non eccessivamente veloce, e non ha quella tipica azione super leggera un po' difficile da gestire. Molto molto bella anche la 731HFB, scusate, devo leggere le sigle perché se no non riesco a ricordarmene, che è quella da un'oncia e mezza, 7,3, e questa può essere una canna da rana,
può essere una canna da power fishing anche a distanza, può essere cover molto molto pesanti, pitching, flipping, quando si fa pitching con mezza oncia oppure anche di più, qui la canna tiene botta, quindi si ha un bel range di canne nel globale, si ha una bella distribuzione dei modelli con cui si possono fare tante pesche diverse e secondo me qualità-prezzo molto difficile arrivarci vicino, molto difficile arrivarci vicino con qualsiasi tipologia di altro brand. Però vediamo le alternative agli altri brand, perché ci sono delle alternative che hanno dei vantaggi anche. Allora, vediamo, potremmo prendere un esempio con la Levante. Adesso non ce l'ho qui, volevo farvi vedere anche qualche altra canna delle vere soprattutto di Shimano, ma ve le nomino perlomeno. Le Levante hanno dalla loro comunque questo look eccezionale anche loro, ormai le canne su queste fasce di prezzo veramente sembrano degli oggetti da ben altre cifre. Qui qual è il punto? Il punto è che abbiamo una gamma molto più estesa sulla Levante. Sebbene possa essere simile, anche se devo dire sembra un po' più pregiato il materiale che viene utilizzato sulle Daiwa, la Megabass si avvantaggia sicuramente per l'estensivo range di prodotti di canne, che adesso non mi ricordo neanche quante sono, lo scriverò qua sotto, almeno quelle che sono importate, ma sono comunque uno sterminio. Quindi c'è una gamma molto più ampia ed è una canna molto riconosciuta come una delle migliori dei migliori prodotti qualità-prezzo presenti sul mercato. Una Levante più o meno anche lei sulla fascia dei 200 euro, su quella fascia spacca, forse è la canna più venduta. Vediamo anche le Days, canne che mi piacciono tantissimo, le Days di Majorcraft, ok? Anche queste hanno delle finiture eccezionali e questa è sicuramente tra queste canne quella che è l'azione che è più leggera, veramente se la gioca con la Daiwa, però qui mi sa che siamo ancora più leggeri, ha un'ottima azione, ha meno materiale questa. Vabbè, così è stupido, non serve a niente, però è talmente leggera che si capisce che ha meno materiale rispetto alla Daiwa, può essere adatta a chi vuole veramente una canna che ha, questa costa un pochino di più se non vado errato, se non mi sono segnato neanche le fasce di prezzo, ma vi metto il link qui sotto. Sulla sua fascia di prezzo questa è una canna paurosa, la Days di Majorcraft, molto molto bella. Ovviamente qua stiamo sempre parlando di bello sto cartellino tutto in giapponese, di finiture di pregio estremo anche qua, e c'ha sto alto modulo a vista che vogliono proprio mostrare i muscoli, facendo vedere questo carbonio in alto modulo proprio bello lì che ti guarda. Queste scrittine a mano, dai, è un oggetto veramente meraviglioso, anche la Days, cioè veramente si fa fatica a scegliere su queste fasce di prezzo qua, eh. Cioè, sono delle canne fenomenali su tantissimi brand diversi, ad esempio anche le nuove Shimano Curado, però quelle non le ho ancora sullo store, ve le farò, vi farò una recensione che sono delle competitor dirette anche di queste. Un'altra serie di canne che mi sento di consigliarvi per anche qui la gamma estesa e le opzioni particolari che ci sono, cioè se uno vuole avere 5 canne solide va qua e non sbaglia, o va sulle Shimano, scusate adesso un voto di memoria, metterò il nome qui sotto perché mi vengono sempre in mente le Poison Adrena e invece quelle sono le che scrivo qui sotto, che è quella canna che si colloca appunto sulla fascia di prezzo simile a quella della Rebellion e ha una gamma molto simile in realtà, Le BPM di Jackal, anche questa canna eccellente, eccezionale, anche questa con un sistema di braiding in realtà abbastanza simile a quello di Daiwa, finiture molto molto ganze, qua si spende anche per essere rovescio perché c'è chi scrive mentre scritte di qua. Questa dal contro a che hanno speso veramente tanto sui grezzi, perché queste sono canne solide, assomigliano quasi più a delle, dico una bestemmia, delle Deps che non a delle canne Evergreen ad esempio. L'unica pecca è che hanno un anello di qualità inferiore, hanno un alconite di Fuji che comunque va benissimo per lo scopo e non crea problemi con nessuna treccia, però qua hanno riversato un po' di ciccia su questo grezzo che è molto 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 solido. L'ho visto su tanti modelli, adesso io in mano ho una canna che è abbastanza potente perché è una 71H
Plus, che è una canna da 56 grammi, quindi è ovvio che mi sembra potente. Però una particolarità delle BPM sono i manici estremamente corti, quindi questa cosa per chi pesca in bellyboat va considerata. Le BPM sono tra quelle che hanno i manici più corti in assoluto, e invece magari c'è chi non li gradisce e trova appunto nelle altre serie dei manici un pochettino più lunghetti. Adesso però chiudo il video, perché ci sarebbero delle altre opzioni, ma veramente su un cane che vorrei farvi vedere comunque una per una, e se vi garba, se vi va, posso continuare a farvele vedere anche in serie come ho fatto per queste Daiwa. Ragazzi, se volete che vi faccio degli altri video su riguardo queste tipologie di serie di canne da bass su fasce anche medio alte, ditemelo, ve le faccio molto molto volentieri. Le Rebellion non posso fare altro che dargli un mega voto super alto, non so neanche cosa dire, sono delle canne eccezionali su cui posso andare tranquillo a consigliarvela tutta la serie senza nessun problema, senza nessuna esclusione. Finiture eccellenti, materiali eccellenti, veramente Daiwa, per piacere, importa un po' più modelli, grazie. E statemi bene ragazzi, e ci sentiamo alla prossima. Bye bye!